Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di pensioni di invalidità dopo aver parlato di aumento di pensioni minime nel video di questa mattina. Ci concentriamo su quelle parziali, ovvero dal 74 al 99%. Subiranno un aumento col governo di Giorgia Meloni? Tutto farebbe pensare a una risposta affermativa, ma vediamo di fare il punto della situazione nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Sono milioni gli italiani che sperano in un aumento delle pensioni di invalidità parziale, che ad oggi purtroppo sono ferme alla misera cifra di 290 euro mensili. In campagna elettorale il centrodestra ha parlato di un cambiamento anche per le pensioni di invalidità. Il nuovo governo dovrà affrontare diverse questioni in sospeso e ovviamente dare agli italiani delle risposte in breve tempo, in quanto di tempo non ce n'è più. Per quanto riguarda l'invalidità parziale, durante la campagna elettorale si è parlato di un aumento. Non mantenere le promesse avanzate durante la campagna elettorale sarebbe sicuramente un primo passo falso da parte del governo Meloni. Nel programma presentato da Fratelli d'Italia leggiamo chiaramente che tra gli intenti principali ci sia quello di innalzare le pensioni sociali e minime e di applicare un aumento strutturale progressivo sulle pensioni di invalidità. Dunque l'aumento è stato previsto. Tali trattamenti non potranno essere inferiori ad altre forme di assistenza sociale, questo quanto detto in campagna elettorale. Dunque tali parole fanno pensare che l'assegno di invalidità di 290 euro possa crescere fino alla soglia dei 780 euro, valore attuale del reddito di cittadinanza, che come ben sappiamo non piace affatto al centrodestra. Il problema però rimane lo stesso delle pensioni minime, ovvero trovare una grande quantità di soldi per poter procedere con gli aumenti. L'unica soluzione al momento è che nel riformare il reddito di cittadinanza il governo vada a spostare i soldi del sussidio economico verso le pensioni minime e per l'appunto quelle di invalidità parziale. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.